Il giornalista aquilano Bruno Vespa lancia l'Aquila come capitale italiana della cultura 2026. Lo ha fatto nel corso della presentazione del premio Gioacchino Volpe a Roma al Ministero della Cultura. È un debito morale, così il giornalista Rai, ma non solo per il sisma, perché la città lo merita in tutte le sue sfaccettature. Ci fu una commozione profondissima e si disse: tra 10 anni l'Aquila sarà capitale italiana della cultura. Nel 2019 non eravamo pronti, nel 2026 già oggi siamo pronti, ma saremo ancora di più nel 2026, quindi scusate questa forzatura, ma io credo che riconoscere all'Aquila questo status sia il pagamento di un debito morale. Debito morale perché tra l'altro l'Aquila lo merita. Io non so se lo sia ancora, ma per tanti decenni l'Aquila è stata la città al mondo con il più alto tasso di consumo di musica classica per abitante. A promuovere il premio il Comune dell'Aquila, 3 le sezioni del premio giornalistico in memoria del grande storico e politico di origini aquilane e di altre 2 importanti personalità, Panfilo Gentile e Stefano Vespa, fratello di Bruno. Il Comune con il premio vuole promuovere le attività e le opere di scrittori, giornalisti e autori che hanno contribuito a divulgare e approfondire la storia della città nel panorama intellettuale nazionale. La giuria è formata da personaggi di spicco, quali il presidente Gianni Retta, Gaetano Quagliariello, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, e Bruno Vespa. Le sezioni del premio includono il premio Gioacchino Volpe per saggi storici, il premio Panfilo Gentile per lavori di giornalismo politico, il premio Stefano Vespa per giornalismo emergente sui temi di sicurezza interna e internazionale, con in palio una borsa di studio da 20.000 euro.